Ma sì, ma adesso noi dobbiamo rientrare a Milano, ci prenderemo tutti un paio di giorni di vacanza, 2 o 3 giorni di vacanza, poi a mente fredda ed è giusto così, si farà poi una disamina della stagione, di tutto, in maniera molto serena, cercheremo di pianificare eventualmente il futuro dell'Inter, cioè, con o senza... No, ma non, cioè io non lo so, ripeto, abbiamo lavorato tanto, è stata una stagione veramente molto dura sotto tutti i punti di vista, quindi è giusto adesso prenderci un paio di giorni, riposare tutti e poi affrontare bene le situazioni e prendere la decisione migliore, ripeto, sempre per il bene dell'Inter, sempre nella massima cordialità con tutti, perché non c'è assolutamente astio. Ci sono magari delle vedute che possono essere diverse o non diverse, quindi si faranno delle valutazioni, anche perché è stata un'annata molto dura. Capiremo bene, in maniera molto molto serena, perché per me è stata un'annata bellissima essere allenatore dell'Inter, quindi ringrazio chi mi ha dato questa opportunità, ringrazio la proprietà che mi ha permesso di fare questa esperienza veramente bella, importante sotto tutti i punti di vista. Se devo dire, ecco, una cosa, ne balza la pena, ecco, ne balza la pena e sono molto contento e ringrazierò comunque sempre per questa opportunità che mi è stata data. Il mio punto di vista non lo conoscete e non ve lo posso dire, quindi il mio punto di vista eventualmente lo dirò quando ci sarà l'occasione di confrontarsi a mente fredda, dopo aver anche smaltito queste fatiche, anche perché, ripeto, è giusto costruire qualcosa di importante, ma farlo sempre in armonia è la cosa migliore, ecco, quindi questa è la base di tutto. Azioni, nel senso che comunque, a prescindere da tutto, per me è stata un'esperienza incredibile e ne valsa la pena. Questo significa che non significa tutto, non significa niente, significa che ringrazio per l'opportunità che mi è stata data, perché ho trovato veramente un ambiente che mi ha accolto in maniera al di là di tutte le più rose aspettative. Penso di aver dato anche tanto in quest'anno calcistico, ho ricevuto tantissimo da parte dei miei calciatori. Ecco perché dico che ne valsa la pena, quindi da questo punto di vista sono molto contento. Poi, ripeto, adesso dobbiamo un attimo riflettere tutti, recuperare energie. No, ma guarda Beppe, fidati che non c'è nessun rancore nei confronti di niente, nessuno. Non penso che qualcuno abbia della dirigenza abbia del rancore nei confronti, né io ho rancore nei confronti loro, assolutamente, anche perché ci sono persone che comunque ci ho già lavorato, quindi non è questione di rancore. È questione di punti di vista, di alcune situazioni che comunque io quest'anno ho affrontato e non mi sono piaciute, con tutto il rispetto per tutti, ripeto, io ho anche una famiglia e devo capire se la priorità diventa il calcio oppure la famiglia, ecco, quindi, perché se poi anche alcune situazioni devono influire sul discorso anche di famiglia, questo non va più bene. Come hai detto tu, è giusto cercare di, capito, però a tutto comunque c'è un limite, capisci? Voglio dire, devo capire fin dove il mio limite arriva in base a determinate situazioni che comunque chiariremo, ecco, senza alcun rancore, senza alcun problema, perché, ripeto, io sarò sempre grato alle persone che mi hanno dato questa opportunità di venire all'Inter, di fare un'annata bella, un percorso bello, però al tempo stesso è stato molto molto tosto, sotto tutti i punti di vista.